Fratelli carissimi, buona domenica, una domenica nella quale la liturgia esplode di misericordia, è come una esplosione, una fissione nucleare che, dove esplode in tutte le superfici, dappertutto, la misericordia di Dio. E la grande notizia, fratelli carissimi, di questa domenica è che la misericordia coincide con la conversione. La parola di oggi è un colpo durissimo inferto al nostro moralismo, al nostro legalismo. Le parabole del Vangelo sono originate dalla mormorazione nel cuore e tra loro da parte di alcuni farisei e alcuni scrivi, perché Gesù accoglieva, cenava, mangiava con i peccatori. Cioè il moralismo da una parte ti fa pensare di non essere un peccatore, o comunque di esserlo in misura molto inferiore a quella degli altri, quindi ti senti meglio, da una parte, e disprezzi gli altri, questo lo dice Gesù in altri posti. Non solo, ma il moralismo ti chiude completamente all'amore di Dio. Il moralismo e il legalismo di San Paolo, prima della conversione, lo faceva ignorante, cioè lo rendeva ignorante dell'amore di Dio, cioè ignorava, non conosceva. E sapete cosa vuol dire conoscere nella scrittura, no? Nella scrittura conoscere significa avere un'esperienza intima, quasi carnale, sessuale, no? Conoscere, non conosco uomo, non ho un rapporto sessuale con l'uomo. Cioè Paolo, fariseo, dice di se stesso, compitore della legge sino all'ultimo iota, moralista, che per il moralismo uccideva Cristo. Non solo non lo poteva accogliere, ma doveva ucciderlo nei suoi fratelli più piccoli. Questo sei tu e questo sono io. Questa è la prima parola di oggi, perché la misericordia parte da qua, fratello caro, sorella cara. La misericordia è quella piccola pietra precipitando dalla montagna va distruggendo la statua di Nabucodonosor, distrugge l'orgoglio, la superbia del moralista, perché il moralista e il legalista è il più grande superbo, il più grande peccatore di tutti gli altri. Il più grande peccato, liberami dal grande peccato. Il grande peccato è l'orgoglio, la superbia, il peccato originale, fratelli carissimi, di chi si pensa meglio, di chi si pensa migliore, di chi si autocelebra, di chi si autoconvince di essere migliore per non essere messo in discussione, di chi fonda la sua vita su se stesso, sui suoi pensieri, sui suoi gesti, sulle sue preghiere, sulle sue abluzioni, quello che vi pare. Quello è il moralista, che poi nullifica gli altri, disprezza gli altri, carica pesi sugli altri e lui non li porta nemmeno con un dito. E non vuole, e con il moralismo cerca di tacitare, di mettere la sordina alla coscienza che dentro di sé reclama. Dice, ma guarda che sei un peccatore, Ciccio, guarda che sei un peccatore, che pensi? Ma non lo vedi come hai guardato quella donna? Ma non vedi come hai pensato male di tua moglie? Ma non lo vedi come sempre stai giudicando tuo marito? Ma non lo vedi che dietro a tutte queste leggi che metti e carichi sui tuoi figli c'è la tua frustrazione al lavoro, nelle relazioni con le persone, ti sono fatti irrisolti della tua vita, della tua storia, e ti trasformi in un aguzzino della morale. Allora Gesù conosce il tuo cuore, conosce il mio cuore, e non può restarsene con le mani in mano, fratello mio. Cioè lui sa perfettamente che se tu ed io restiamo imprigionati, intrappolati nel moralismo, non riusciremo mai a salvarci. Ma non solo non riusciremo mai a salvarci, non saremo mai felici,
Vedete che il tratto, un altro tratto fondamentale del Vangelo di oggi è la gioia che esonda, che trabocca, pieno di gioia. Quante volte è reiterata questa, la trova, è pieno di gioia, gioite con me, la gioia, perché la conversione è gioia, l'esito della conversione è la gioia, fratelli carissimi. Non è un percorso lugubre di sforzi, di macerazioni, di rinunce. Ma chi l'ha detto questo, fratelli? Quello è il peccato. Quello è quella è la parabola triste di chi fa la propria volontà, di chi è obbligato a seguire le proprie concupiscenze, l'uomo della carne, il demonio, come il figlio prodigo. Quello è triste, quello è lugubre. Il contrario è la gioia, il contrario è un'attesa costante, spasmodica, di incontrare l'amato, di incontrare il padre, di incontrare la casa, di incontrare dove tu sei quello che sei, dove tu sei finalmente sei tu, fino in fondo, sei libero. Allora, la grande notizia di oggi, fratelli carissimi, è che la conversione è Gesù Cristo. Chi si converte veramente è Dio. Sì, non ti stupire, senza la conversione di Dio, e ripeto, la conversione di Dio, non c'è conversione di uomo. È una bomba, ma è così, fratello carissimo. Parlando con un mio caro fratello sacerdote, che ha studiato e mi aiuta molto, e ha studiato a Gerusalemme, conosce ebraico, aramaico, eccetera, conosce le fonti, mi aiuta a leggere i Vangeli nelle loro lingue originali, il sostrato originale di quello che sono le nostre traduzioni, David, che ora è missionario in Indonesia, da quelle parti, in Malesia, eccetera, siamo sentiti prima per telefono, dice: guarda che una cosa bellissima ho scoperto, che nella prima lettura Dio si converte, ritorna sui suoi passi, l'ultima parte del versetto, di fronte al peccato di idolatria, che in fondo è lo stesso peccato del figlio prodigo, di fronte a volersi fare Dio di se stessi, volersi costruire Dio con le proprie mani, questo è il nostro Dio, dammi la parte delle mie sostanze, mi faccio io la mia vita, di fronte a questo peccato, che è il peccato originale, il peccato di chi si costruisce Dio, la conseguenza è la morte. Ma i rabbini insegnano che Dio ha creato prima di ogni altra cosa la teshuva, la conversione, la possibilità di tornare a casa, la possibilità di tornare al Padre. Questa è la prima opera di Dio, prima ancora di creare il mondo, eccetera. Perché Dio sapeva che cosa andava a creare. Che cosa andava a creare? Polvere. Con la polvere andava a creare la sua immagine, la sua somiglianza. Andava a mettere il suo alito di vita dentro una creatura bellissima, ma di polvere, cioè che poteva sfaldarsi da un momento all'altro, sbriciolarsi da un momento all'altro. Perché? Perché per essere sua immagine e somiglianza ci ha creati liberi. E noi possiamo fare della nostra libertà quello che vogliamo, come è stato. Allora, di fronte a questo evento, le viscere di Dio fremono, dicono tutti i profeti. Di fronte al peccato di Israele, fremono le viscere di Dio. E si converte, accetta, accoglie la mediazione, la preghiera di Mosè, che è figura di Gesù Cristo. Mosè intercede per il popolo. Mosè intercede per il popolo. E Dio si commuove. Si muove con Mosè, si muove con la preghiera di Mosè, si muove con la intercessione di Mosè, cioè si muove con l'istanza di Mosè, che mi ripresenta Mosè, cioè si muove con il peccato stesso dell'uomo, si commuove, cioè si muove verso il peccato dell'uomo, si converte, fratelli. È proprio il termine ebraico che appare nella prima lettura, è shua, cioè ritorno, conversione. E dopo c'è un altro pezzettino, che non è compreso nella prima lettura di oggi, è stato tagliato, che dice proprio questo: convertiti. Così gli dice Mosè a Dio: convertiti, per favore, convertiti a noi.
Allora guardate che questo getta una luce impressionante su tutto, su cos'è la misericordia, su chi è Dio, sulla tua vita, sulla mia vita, sulla missione della Chiesa, sui sacramenti, su tutto, sulla comunità cristiana, sul mondo. Le parabole di oggi, che si compiono poi in Paolo, nella seconda lettura, che Paolo è una parabola, per tutti, e lo dice lui stesso, è stata usata misericordia con me perché ero ignorante, cioè abbiamo visto prima, non conoscevo l'amore di Dio, ero pieno del mio orgoglio, pieno del mio moralismo, che pensavo di conoscere Dio, invece non conoscevo l'essenza, la verità di Dio, che è l'amore, che è la misericordia, che è questo cuore che si commuove, queste viscere che si commuovono e che mi prendono dentro così come sono. Allora, nel Vangelo appare ciò che Benedetto XVI, nella enciclica Deus Caritas Est, Dio è amore, dice di Dio. Dio, al vedere il peccato dell'uomo, ritorce contro se stesso, gira, quindi converte verso se stesso il progetto, il proposito di morte. Esattamente quello che dice nella prima lettura. Che significa questo? Che la pecora perduta, la dramma, la moneta perduta, il figlio perduto, il figlio prodigo, è Gesù, fratelli, è il figlio di Dio, che si è convertito a noi, perduti. Era perduto e l'ho ritrovato. Era perduto, aveva perso la testa, aveva perso la dignità. La sua dignità era di essere figlio, come la tua dignità è di essere figlio. E quella dignità deriva dalla tua identità, per cui è inutile che non possiamo darci dignità se non abbiamo identità. Un figlio non può avere nessuna dignità se non ha identità. Allora, se un figlio non ha un padre, perché il padre è un cretino, non potrà mai avere, perché il padre va a farsi gli affari suoi, perché non avrà mai una identità sua propria. Da qui derivano tante volte i problemi di omosessualità, fratelli, cioè pulsioni, tensioni omosessuali, che la società, preda al demonio, gestisce subito, ma lì c'è la mancanza di un padre, questo che dicono tantissimi psicologi, tantissimi filosofi, carissimi amici, persone di grandissima cultura, che hanno un grande discernimento, l'estinzione del padre, l'eclissi del padre, e allora se non c'è il padre non c'è identità. Questo ragazzo aveva tagliato con suo padre, quindi aveva tagliato con la propria sua identità, quindi era morto, morto vuol dire perduto. Uno che è morto è perduto. Questo vuol dire. Ma attenzione, quello che mi colpiva più profondamente oggi e che mi dà un'allegria, veramente, sono rimasto, è che non solo il figlio si era perduto, non solo la pecora si è perduta, ma il pastore ha perduto la pecora. Come un padre perde suo figlio. Non solo un figlio si perde, ma è anche il padre che perde. Non perde solo il figlio, perde anche il padre. E qui appare la ragione più grande della follia dell'amore di Dio, che pur di non perdere suo figlio, lo supera nella sua perdizione. Mette la freccia, Dio mette la freccia, lo lascia libero, per questo va. E fa quello, e non dice una parola, a me sempre colpisce, non dice una parola questo padre. Dice dammi la mia parte di eredità e se ne va. Puff. Così. Quale padre fa questo? Va bene. Chiuso parentesi. Cioè chi è che ha un vero cuore di padre che sa lasciare e rischiare tutto per suo figlio? Cioè rischiare di perderlo. Quante volte noi diciamo dei no moralistici per non perdere noi stessi, per non entrare in quel rischio. Dio è entrato in quel rischio. Ma così un fidanzato con una fidanzata, per questo non la lascia libera. Questo viceversa, una fidanzata con un fidanzato, non, un marito con una moglie, fratello con fratello, non ci si lascia liberi, un prete con i parrocchiani non ne parliamo. Cioè, non lasci libero perché non puoi rischiare, attento, di perdere. Se tuo figlio si perde, perdi anche tu. Se tuo figlio taglia con te, se tuo figlio perde la propria identità perché cancella suo padre dal radar, anche tu perdi. E Dio ha perduto. È come se avesse lui stesso perduto suo figlio. Quindi imputa a se stesso il peccato di suo figlio, per dire così, per cercare di capire. Guardate che è molto profondo, non è nessuna eresia.
Dio ama al punto, Dio ti ama, Dio ci ama, al punto di imputare a se stesso, cioè al figlio suo Gesù Cristo, unigenito, amatissimo, il peccato di tutti gli altri uomini, di tutti gli uomini di tutte le generazioni. Capisci? E qui è una cosa impressionante, qui è una cosa che cioè è una rivelazione, è una bomba. Che sforzo vuoi fare? Che moralismo? Che mi impegno? Ma per favore, se non c'è questa conversione, cioè se il figlio non è l'oggetto della conversione, cioè non è l'incarnazione di ciò che è profetizzato nella prima lettura, cioè della conversione del cuore di Dio verso di noi, cioè Dio è tornato a noi, Dio ha allargato questa sua volontà, coinvolgendo dentro la sua volontà anche il tuo macello, anche il tuo peccato. È come un navigatore, questi navigatori satellitari della macchina, che quando tu sbagli, devi andare, non so io, a Piazza Venezia, ti dà un'indicazione, quella è la volontà di Dio, no? Tu vai da un'altra parte, ti distrai, quello c'è, lui rielaborazione del percorso, lo rielabora, cioè, questo è Dio, programmato all'infinito, fratello mio. Programmato all'infinito, cioè la misericordia di Dio è infinita. Quello che non è infinito è la tua vita su questa terra, dove si gioca la tua libertà, questo certo. Non sappiamo fino a quando tu potrai tornare in te stesso, in quel luogo incorruttibile della tua anima, dove tu puoi sempre tornare, dove il peggior peccatore, il peggior assassino, il peggior pedofilo può tornare, tu e Dio. Ci sarà un momento, può essere oggi, l'ultimo giorno della tua vita, per questo bisogna vegliare, bisogna chiedere a Dio la grazia della conversione. Cioè, che significa? Sperimentare che Dio si converte a me. Sperimentare che Dio ha scritto i limiti, diciamo, il perimetro della sua volontà per me e per te sulla sabbia. Cioè, sulla tua e la mia natura umana, che è di sabbia, che è di polvere. E se noi ci saltiamo, quel così, puff, facciamo un salto e andiamo fuori da quel limite, da quella linea che descrive la volontà di Dio per te e per me oggi, che ne so io, aprirmi alla vita, che ne so io, studiare, che ne so io, non mentire, servire tua moglie, servire tua suocera, non giudicarla, no, noi saltiamo, giudichiamo, noi saltiamo, ci rifugiamo nella pornografia, noi saltiamo, ci attacchiamo al denaro, noi saltiamo in mille modi, no? Ci approviamo delle persone, ci addiriamo con i nostri figli, ce la prendiamo con loro, eccetera. Che cosa fa Dio? Ha perduto. Porca miseria, sta di là, non sta più qui dentro. Dice, chi di voi lascerebbe? Nessuno, guarda, me ne tengo i miei 99, quella, che si faccia gli affari suoi, ha voluto. La perla forse un po' di più, ma... La dracma, va bene, ma nel fondo, borghesi come siamo, non rischiamo altro. Ma attenzione, perché quei 99 giusti, che si presumono giusti, che stanno dentro la chiesa come il figlio maggiore, hanno bisogno di quell'altro, hanno bisogno del figlio minore, del fratello minore, hanno bisogno della pecora perduta, hanno bisogno di San Paolo, hanno bisogno di vedere Cristo. Cristo che dà la vita per loro. Hanno bisogno di uscire dal loro moralismo per essere salvati ed entrare nella grande gioia che è il paradiso qui sulla terra, che è la pregustazione del paradiso, che è il nostro destino, la gioia eterna. Vi rivedrò, dice il Signore, quando risorgerò, vi rivedrò e i vostri occhi mi rivedranno e gioirete, la vostra gioia sarà infinita e nessuno da quel momento potrà più togliervi la vostra gioia. Perché? Perché quel figlio perduto che era Gesù nella tomba è stato ritrovato nella sua comunità, è tornato nella sua comunità, come torna ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, torna da risorto, pace a voi, è lui il prodigo, è lui la pecora perduta, che si è fatto pecora perduta, che per convertire te e me, cioè per farci tornare a casa, è dovuto andare sui nostri stessi passi, seguire i nostri stessi passi di perdizione. Dice, non ha ricusato la sua, cioè scusate, non ha ritenuto una cosa gelosa, un tesoro geloso, la sua natura divina. No! Si è abbassato, come uno schiavo, come un servo, come un ignobile.
è morto con la morte peggiore, la morte di croce, capito? Per questo Dio lo ha esaltato e lo ha costituito Kyrios, cioè per questo Dio lo ha riabbracciato, gli ha aperto le porte del cielo. Questa è la pecora perduta, è Cristo, per prendere te perduto. Per questo ha rivolto contro di sé Dio, è come se avesse rivolto contro di sé la conseguenza di del tuo peccato di oggi, quello che si compie nella messa che celebreremo, quello che si compie nei sacramenti, è Cristo che scende nell'acquitrino, si ferisce, ed è scritta tutta la passione del nostro Signore Gesù Cristo in queste parabole, fratello mio. E lui che va, questi animali più impuri, che diventa una cosa, un bestemmiatore, la morte degli impuri, la morte dei più grossi, terribili assassini, come un panno immondo. I maiali erano qualcosa di sporco, no? Era impuro. Bene, questo neanche quello può diventare, neanche di quello può mangiare, neanche del cibo degli animali impuri, cioè fuori dalla comunità, è impuro, l'ultimo della terra, Cristo, più giù di quello, per poterlo abbracciare e dire: sa, torniamo, dai, coraggio, rientra in te stesso. Che vuol dire rientrare in me stesso? Che vuol dire che tuo figlio rientra in te stesso? Che vuol dire per te rientrare in te stesso? Convertirti, cioè rientrare laddove c'è Dio, laddove Dio ti ha sempre amato, laddove Dio non ti ha mai disprezzato. Tu hai dimenticato di essere figlio, tu hai cancellato, io ho cancellato. Dio non ha mai smesso di essere mio padre, anche se io non volevo essere suo figlio. Dio non ha mai smesso di essere padre di questo ragazzo. Ed entrare lì, la nostalgia di mia casa, di casa mia, da dove io ero. Potevo aprire il frigorifero, mangiare, perché, le dicevo prima, l'identità mi dava la dignità, ero figlio, e quindi avevo la dignità di prendere. Lì, fratello mio, lì dove tu sei felice, nella comunità cristiana, dove sei a casa tua, dove sei un fratello. Vedete, sono tutte immagini battesimali, la veste, l'anello, il profumo, cioè tutto, agnello grasso, tutto, l'eucaristia, il banchetto, le nozze. Tu che meritavi, io che meritavo la morte, in virtù di Cristo che ha preso quella morte, che ha preso quella conseguenza mortale, lui che ha preso come si dice, che si è fatto imputato per te, lui che si è fatto responsabile della tua perdita, della tua sconfitta, lui che è stato sconfitto, lui che si è convertito, cioè che si è convertito a te, che è venuto a te, che ha preso su di sé quello che tu sei, il tuo peccato, il tuo delitto, lui l'ha preso e l'ha riportato e l'ha distrutto nella croce ed è risorto. Per questo il figlio prodigo, per questo la pecora perduta, per questo la stessa moneta, possono essere strette tra le mani, sulle spalle di Cristo, che torna dalla morte alla vita, che passa, che fa Pasqua, come in ogni Eucaristia, come in ogni sacramento, come ogni volta che ascoltiamo la buona notizia, sentiamo fremere il cuore, perché sono io quel peccatore, sì, è vero, sono io, ma Dio ti ama. Ricevi lo Spirito Santo, ricevi la natura nuova, ricevi la natura di figlio. Dai, questo ravviva in te quello che tu eri, da sempre, quello per cui tu sei stato creato, un figlio. Ritornare alla comunità, questo è andare a messa, questo è andare a messa, fratello mio, questo è andare all'Eucaristia, convertirmi, ascoltare la predicazione, sentirmi trafiggere il cuore e pregare. Signore, aiutami con il prefazio e lasciare che Cristo si faccia una sola cosa con me, conoscere, passare dall'ignoranza alla conoscenza, conoscere, cioè fare una sola carne con la carne di Cristo, un solo sangue con il sangue di Cristo, che mi trascina fuori dalla morte, che mi trascina fuori dalla perdizione e esplodere nella gioia. Questo mio figlio era morto e ora è vivo, era morto, capisci? Non amava sua moglie, non amava suo marito. Quante volte entriamo alla messa che non amiamo e usciamo che non lo so cosa è successo, ti chiedo perdono, guarda, la tua moglie ti apre alla vita, che sono mesi che sei egoista, stai ad ascoltare tuo figlio, scendi dove è lui, così, perché quello che vivi tu lo vivrai per gli altri, no? Allo stesso modo in cui Cristo si è convertito a te, perché tu ti convertissi a lui, allo stesso modo tu ti convertirai a tuo figlio. Non aspetterai che tuo figlio si converta a te, non aspetterai che tua moglie si converta a te, tu ti converti a lui, cioè verti, teshuva, ritorni a lui, allarghi l'amore di Dio fino alla sua situazione.
senza moralismi, senza legalismi che non ascolterebbero, non pre... No, stai lì, scendi dove è lui, lo diceva il Papa l'altro giorno, eh? Sto con lui e lo amo, destando in lui il ricordo, la memoria che ogni uomo ha, importantissimo trasmettere la fede ai figli, importantissimo portarli alla comunità, sin da piccoli, introdurli anche loro in una comunità, sin da piccoli, perché... perché è lì che si crea questo ricordo, questa memoria viva di una casa dove nessuno giudica, dove nessuno esige, dove si è amati come si è, capito? Che è quello che abbiamo tutti noi, quel in se stesso che abbiamo tutti noi, che è la firma di Dio, che ci ha creato non per peccare ma per essere una cosa sola con Lui. Questo desiderio profondo di cui parla Agostino tante volte, questo desiderio di essere in pace, felici. Questo che sta dentro, dentro ogni uomo di ogni nazione, di ogni razza, nella comunità cristiana si fa carne, cioè si realizza, trova un destino, trova una realizzazione. Poi molti ragazzi si perdono, molti di noi lasciano la Chiesa, ma poi possiamo tornare. Allora tu sei, io sono, ogni presbitero, ogni cristiano, ogni comunità cristiana, la Chiesa, è chiamata a questo, a vivere la conversione di Dio che storna il peccato, scusate, storna il castigo, storna la conseguenza, prende su di sé la conseguenza, prende su di sé la morte, è risuscitato e quindi è chiamata la Chiesa ogni giorno, ogni uomo, ogni cristiano è chiamato a questa, a essere preso in questa dinamica di conversione, a essere coinvolto nella conversione stessa di Dio. Torna a casa per poi andare a prendere tutti, per convertirsi a questa generazione, per convertirsi ai peccatori, per convertirsi agli schiavi, ai poveri, ai deboli, agli ignoranti dell'amore di Dio, esattamente come San Paolo narra nella seconda lettura, no? Di se stesso. Per me è come un esempio, come una profezia, come una parabola. Dio si è convertito a Paolo e Paolo si è convertito a Dio. Dio che avrebbe dovuto distruggerlo, perché Saulo, Saulo, perché mi perseguiti, perché mi uccidi? No, tu proprio in quel momento gli fa la profezia, tu soffrirai per me. Ma come? Tu sarai uno di questi piccoli che stai perseguitando. Sarà conversione, il cambio radicale, la metanoia, la metamorfosi, la trasfigurazione della nostra vita. Tutto questo si compie in questo incontro che ha avuto Paolo e che noi abbiamo ogni domenica nell'Eucaristia, ma anche quando preghiamo, anche quando siamo nella nostra comunità celebrando la parola, i sacramenti, lo stesso che ha avuto Paolo, perché sia un esempio per tutti, perché se ha avuto misericordia con Paolo, se ha avuto misericordia con me Antonello, se ha avuto misericordia con te, cioè se ha fatto tutto questo con te, se ti ha riaccolto meglio di quando eri partito, se ti ha fatto sedere alla sua destra, come non ha misericordia dell'ultimo peccatore, dell'ultimo uomo che non conosce Dio? Forse tuo figlio non lo conosce, forse tua moglie si è dimenticato e sta per ignoranza, sta uccidendo, ma lo dice tante volte, so che voi avete agito per ignoranza, cioè non conoscevate che Dio si nascondeva proprio in questa conversione, cioè nel prendere il peccato tuo e mio nel suo figlio, non lo sapevi, non lo so, ma quando lo scopri, che gioia, come un'ubriacatura, venite, dice il Cantico dei Cantici, venite amici miei e ubriacatevi di questo vino, cioè entrate nella gioia più totale, perché un amore così, ma dove sta? Una misericordia così, che sono viscere che ti rigenerano, rahamim, misericordia, dove stanno? L'unico pericolo, l'orgoglio e la superbia del figlio maggiore, stare nella chiesa con moralismo, senza conoscere la festa, senza conoscere il perdono, senza poter godere di un secondo di quello di tutto, perché tutto è mio, tutto quello che è mio è tuo, dice Dio. Pensa un po' come quante volte forse anche noi viviamo così da schiavi, dentro la Chiesa, obbligando noi stessi e gli altri, i nostri figli. No. L'Eucaristia, la Chiesa, è la nostra festa, è la nostra conversione, sono i nostri fratelli, è la nostra casa, è il nostro popolo, è la nostra comunità, è carne della nostra carne, è Cristo stesso che con noi cammina nella conversione, cioè cammina verso il Padre, nel ritorno verso alla casa del Padre, dove Lui ha preparato per noi un posto ed è tornato e ogni giorno torna a prenderci per portarci fino alla nostra Pasqua definitiva, quando entreremo con Lui
nel cielo. Buona domenica.